non c'ho più Gigi. Tamarri. Cosa ti mi lasci? Sì, sei costumaio, tu c'hai costumi di Aloha? Costumaio. Sì, ne abbiamo, a noleggio. Perfetto, sto cercando il costume da cerbiatta assassino. Penso che non ci sia, mi dispiace quel costume che sto cercando. Vabbè, ma c'ho anche altre richieste, non è che soltanto quello. Perché l'esigenza nasce da una roba seria. Nel senso che siccome stanno facendo un po' tutte la stessa cosa di zombie, streghe, maghi del cazzo, robe così, no? Guardi, il mio consiglio è che venga qua in negozio. Che veda il catalogo, così almeno può decidere cosa le piace di più. Ho capito, ma senti, ma il catalogo ce l'avete online? Perché ti spiego la problematica, siccome è una festa fra gente dei domiciliari dello stesso palazzo a Quarto Giaro. Che cazzo ridi, sai? Ho capito, fa ridere la galera. No. Allora, praticamente facciamo una festa nei garage, perché all'interno del palazzo ci possiamo spostare. Io certo. Ti mando poi uno con le taglie e prende quello che serve, capito? Certo, sì, va benissimo. Cioè, costume da mitra. No, forse quello è pericoloso, come arriva uno col mitra. Finisce a ferro e fuoco. No, mi dispiace, ma non abbiamo dei costumi così particolari e fantastici, però potremmo pensare di farli per l'anno prossimo. Ah, perché voi li fate anche i costumi volendo a sua richiesta? Sì, ma adesso in realtà non abbiamo tempo per questo Halloween. Cazzo, che peccato, perché è una vita che sogno di vestirmi da Alpi. Alpi? Alpi? Sì, da montagne con la neve. Bello. Perché la questione della neve è un po' sentita parecchio nel mio palazzo. Diciamo che come... Ha un duplice significato. No, è che proprio, cioè, vedermi un cumulo di roba bianca, la gente con la bava la bocca. Perché l'anno scorso mi sono vestito da mezzo grammo, no? Gigante. Sì. Il vestito, però è un casino, delirio, perché poi come arrivi in una festa tutti i fatti e ti vesti da droga. Succede, sì. Mi stavano quasi per pippare un braccio. Una roba imbarazzante. Com'è? Sei fica? Che ti sento dalla voce che ci stai dentrissimo proprio. Grazie. No, perché è una bella voce. Siccome non cioè, a me mi devono portare le mignotte a casa, che purtroppo sono ai domiciliari. Io con ragazze normali non parlo da un po', perché l'unica conversazione che ho sono 50 euro bocca fica. Queste sono purtroppo l'unica cosa, l'unica conversazione che ho con una donna da 4 mesi. Mi dispiace. Lo so, la galera è brutta. Senti, ma voi accettate pagamenti vari? Cioè, c'è qualcuno che si droga lì? No, sono carte o contante. Beh, contante va bene, perché è smart. Oh, ma tu pippi? Io no. C'è qualcuno che pippa lì che ci possa mettere d'accordo? No, perché... mi dispiace. Mi dispiace. Perché diciamo che nel mio quartiere è un po' una merce di scambio in bocca. Immagino. È un po' il denaro in polvere, capito? Certo, certo. Vabbè, queste sono abitudini, per l'amor del cielo. Va bene, simpaticissima. Buona giornata e buon Halloween. Minchia, come sei fica anche a salutare. Ciao, grazie. Ciao, bella gioia. No. Ciao, gioia. No. Ma perché si arrapa l'altro? Tetta. Pronto? Pronto? Sì. Costumiaia? Pronto? Costumista? Sì, dica. Sì, buongiorno signora. Senta, io sono un ragazzino che deve fare una festa di Halloween, presente, no? Adesso che questo periodo c'è la festa. Sì. Ecco, e volevo chiedere se lei aveva tutti i vestiti, queste robe qua per la situazione dei... Buona venga, venga a vedere cosa vi serve. Venga. Venga a vedere, dico, cosa vi serve. Cioè, ma a tutte le misure. Ma scusi, che taglia ha lei? Io c'ho una 48... sono 1,76 m. E cos'è che cercava? Ma cose un po' tutte zombie, tutte... Ma sì, quelle robe che si usano adesso, braccia che si staccano finte, una roba tipo anche Michael Jackson. Ah, yeah. No, Michael Jackson non l'abbiamo. Bella mammona tutta, vero? Venga a vedere. Sì, vengo a vedere. Senta, ma... Signora? Dica, l'ascolto. È molto gentile lei. Stavo pensando anche, ma se vengo in negozio, no? Cioè, c'è lei in negozio, possiamo provare tutta la roba. Sì. Se vengo anche in negozio, mi faccio uccidere le tette, no. Signora. No. Dico, se vengo in negozio, no? A provare tutti i vestiti, a un certo punto non è che ti faccio uccidere tutte le tette. Ce l'ha il costume? Quello con le tette grosse. Senta, venga qua, che fa prima vedere che parlare, va bene? Succhio le tette così forte che ti tiro i piedi dentro. Tetta. Signora? Pronto? Signora è svenuta. Succhio tutta. L'ignorante.
Pronto signora, mi sa che è caduta la linea. Dica. Le posso ciucciare le tette dopo il negozio? Proprio succhiata potente. Sento, vuol finirla o chiamo i carabinieri? Stai citando, cioè tutti, secondo me, tre tettone te, vero? Passo il numero di telefono ai carabinieri adesso. Ma che succhiata tetta succhiante. Pronto? Tamarri. Che coglione che sei. Che minchia guardi, levati dallo soda perché arrivano i Tamarri. Questa scenetta parlava di Halloween, giusto? Aspetta, sì. Però, aspetta, perché ci sono delle precisazioni da fare. Ci sono gli ascoltatori che hanno mandato messaggi. Okay. Allora, dov'è finito? Ah, intanto mi scrivono che in America i Kinder sorpresa sono vietati, non so per quale cazzo hanno di motivo. Hanno paura della sorpresa, Marco. No, perché non lo so. I bambini si ingoiano la sorpresa. Eccolo qua. Allora, ragazzi, state facendo cattiva informazione. Alessandro, non diciamo puttanate. Guardate la catena molecolare del grasso di palma. Chi non ce l'ha? E confrontatela con altri grassi vegetali. Sì. Dice: questo spot è solo un mezzo per fregarvi. Il loro fine è mantenere la produzione inalterata. Sì. L'industria ha solo un fine: il profitto della salute. Della salute non gliene frega un cazzo. Scusate, adesso vado, ho finito i gighi. Perfetto. Comunque, io se posso dare un consiglio a chi ci ascolta, se vi incuriosisce l'argomento, esiste Google. Scrivete: andate, andate a casa di Paolo Noyes, che la sera. Guarda... Io ho delle palme che producono un olio di ciao. È un olio coi fiori. Sì, sì. Comunque andate su Google. È il famoso olio a 5 punte. Cioè, sono 7 comunque. Come sono 7? Non sono 5. Sono 7. Sono 5 le punte. 5 è la stella di David. Ma sì, 5 è una religione. Io ho una pianta di Maria ebrea. E allora cosa vuoi? Ragazzi, adesso andate a fanculo che ci ascoltiamo un bel disco, va. Quindi le cime della pianta non le tagli, le circoncidi.